questo numero. Le telecamere di Tango Magazine sono andate a Tango Saronno. Il tango visto dal basso. Abbiamo chiesto ad una TJ che cos'è per lei il musicalizzador. Che cos'è il tango? Un insegnante risponde. Siamo al Tango Saronno, che da più di 3 anni è ormai una realtà consolidata del tango in Lombardia. La fondatrice di questa associazione, Anna Paola Bolognese d'Alessandro, ci racconta come è nato Tango Saronno. Tango Saronno è nata per scommessa. Per scommessa quando più di 3 anni fa era al di là del Melograno, che è una realtà storica del tango in Lombardia, però oltre che al Melograno era praticamente impossibile andare a ballare se non macinandosi non meno di una 40 chilometri ad andare e 40 a tornare, e per di più come donna, non solo io, in generale, con il rischio serio anche di farsi 80 chilometri per fare poi magari soltanto una tanda o 2 o 3. E allora per scommessa si è pensato di fare una milonga chilometro zero per il Saronnese. E l'idea è venuta per caso, se volete vi dico anche come, perché a Saronno c'è una sala bellissima in cui c'è una nevera del 700 e io ero andata per caso a vedere una mostra di funghi e come allora ballavo da un annetto e come qualunque tanghera tarlata, perché o sei tarlato o non balli, visto il pavimento bellissimo, ho chiesto all'espositore dei funghi: ma che bello sto pavimento, ma non si potrebbe organizzare del tango in questa sala? E lui mi fa: no, questa sala qua è del comune, la danno soltanto alle associazioni. Sono tornata a casa, ho acceso il PC e ho messo giù un atto costitutivo e uno statuto. Poi sono andata in comune e ho detto: buongiorno, sono il presidente dell'associazione culturale Tango Saronno senza fini di lucro, ci dareste la sala della nevera per ballare il tango? Ma aspettavo, guardi, compili questi 27 kg di moduli e si faccia risentire tra 7-8 mesi. E invece magicamente mi ha detto: wow, che bella idea! E abbiamo fatto così questa prima milonga sperimentale, nella quale si chiedeva di mettere un contributo volontario di 1 euro. E a fine serata nella scatola c'erano 300 euro, quindi mediamente quella sera è lecito pensare che tra quelli che non hanno messo niente e quelli che ne hanno messi 5 saranno venute 300 persone, del resto alle 11:30 la gente andava via arrabbiata perché non riusciva neanche a entrare. L'anno scorso a settembre ci è venuta l'idea di cercare una possibile sinergia con qualche imprenditore, e così abbiamo cercato e trovato il Focolare, che è un bar che dispone di una sala separata dal piano bar in cui è possibile ballare. È andata benissimo l'esperienza per tutto l'autunno, l'inverno e la primavera, poi col caldo, visto che la cosa funzionava, abbiamo cercato e rapidamente trovato questo posto in cui ci troviamo adesso, che è il Fuori Fuori, che è un bar che poi magicamente per combinazione è proprio alle spalle della sala della nevera, che era il primo posto in cui abbiamo ballato. Ma che cos'è il tango per te, Anna Paola? Io posso parlare a titolo personale. Per me il tango, oltre che un tarlo, è una bolla nella quale in quei 12 minuti di una tanda o in quelle 3 ore della serata si è quello che normalmente non si è nella vita, si fa quello che normalmente non si fa nella vita, ci si comporta come normalmente non ci si comporta,
per cui c'è un gioco di ruoli ed è un gioco magico in cui io, per esempio, che nella vita non sono una che ubbidisce all'uomo, lì ti stai, perché se vuoi fare la femminista te ne stai a casa tua con un bel telecomando in mano e ti fumi una bella sigaretta, insomma. Cioè il tango è così. A me va bene così perché mi consente di giocare, per il tempo di una tanda. E tu sei l'unica donna al mondo e in quel momento quello è l'unico uomo al mondo. Volevo sapere da Anna Paola quali saranno i prossimi appuntamenti dell'associazione Tango Saronno. Come appuntamenti, diciamo che di fisso c'è che, visto l'esito positivo della sinergia tra Tango Saronno e il Focolare, di sicuro si ballerà tutto l'autunno, l'inverno e la primavera presso il Focolare, di nuovo sempre qui a Saronno, in zona Prealpi. Noi per statuto, per filosofia e per convinzione siamo assolutamente trasversali e indipendenti da scuole, milonghe, musicalizzador e maestri. L'associazione è culturale ed è assolutamente no profit. Tutti possono venire da noi se condividono la nostra filosofia, mentre invece però da settembre, mentre l'anno scorso abbiamo ospitato a rotazione dei maestri per stage in preserata, siccome anche questo richiedeva un grosso impegno da parte del direttivo, a partire da settembre i maestri Alessandro Antonucci e Daniela Fazzina, autonomamente, in piena autonomia, terranno invece dei veri e propri corsi per intermedi e per avanzati, sempre in preserata, però con accordi presi autonomamente da loro con il titolare del Focolare. Thank you.
Abbiamo chiesto ad una TJ che cos'è per lei il musicalizzador. Il musicalizzatore è la persona che deve riuscire a coinvolgere le persone in pista, a creare l'atmosfera, a far ballare, divertire, soprattutto far sentire le persone a proprio agio mentre ballano, secondo me. Cosa ti ha portato a diventare praticamente una TJ? Prima di tutto la passione per il ballo, perché io ho cominciato col ballo, mi sono appassionata alle musiche e mi è venuta questa voglia di far ballare le persone, perché per far ballare le persone con le musiche che avrei voluto ballare io e che voglio ballare io, e che ritengo siano adatte per le serate. Ovviamente dipende dalle serate, dipende da dove ci si trova, insomma, dipende da tante cose, però insomma la passione è nata prima col ballo e poi è proseguita con la musica. Come scegli le musiche per una serata? Dipende, perché ci sono varie tipologie di musiche, c'è la serata più romantica, la serata più grintosa, la serata più mista, quindi in base un po' all'atmosfera che si crea, ma poi soprattutto le musiche da mettere io le ascolto e se mi suscitano emozioni già al primo ascolto penso che possano funzionare, poi spero che sia così anche per le altre persone, ma in genere se un brano ti prende al primo ascolto forse qualcosa di buono ha. Una domanda che non ci stancheremo mai di fare: cos'è il tango? A questo proposito l'abbiamo chiesto anche ad un insegnante. Il tango di per sé, definirlo solo un ballo è secondo me limitativo, è una maniera diversa di esprimersi, perché quando si superano i primi passi, i primi livelli, quando incominci seriamente ad assaporare la musica, la canzone, riesci a trovare un tuo modo di essere e di esprimerti con il tango. Con quale stile? Boh, dipende da te. Dipende a te quale ti piace, qual è il tuo stile che verrà fuori col tempo. Quindi c'è chi balla a gambe piegate, chi balla a gambe dritte, chi balla a pilado, chi balla tango nuevo, ma ce ne sono, milonghero, salon, quello non importa, ma ognuno deve trovare il suo modo per potersi esprimere. E io considero il tango, essendo soprattutto un ballerino anche del resto dei balli, io ho iniziato da poco più che adolescente a ballare il liscio, sono passato ai latini, ai caraibici, danze jazz, boogie e tutte le altre, e fine sono approdato al tango. Io posso dire tranquillamente che il tango è quello che ti dà più possibilità di esprimere quello che tu sei. Purtroppo per far quello tante volte bisogna affrontare i propri fantasmi e le proprie incertezze, ma normalmente succede che una volta che ti avvicini al tango e lo senti tuo, sei preso, sei nel tunnel. Quindi spiegare, e sto semplicemente facendo una sintesi, per me spiegare quello che è il tango, spiegarlo seriamente è impossibile, a parole. L'unica cosa è ballarlo. Tango Magazine vi dà appuntamento alla prossima settimana.